Appassionati di canottaggio, ancora un saluto e proseguono gli incontri per conoscere meglio, per parlare con i candidati al Consiglio federale nella squadra del presidente uscente e candidato per il prossimo mandato Giuseppe Bagnale. Quest'oggi facciamo quattro chiacchiere con una candidata che era già nel precedente Consiglio federale, Gaia Palma. Ciao Gaia. Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Allora, la tua esperienza già come atleta, poi come abbiamo detto nel precedente Consiglio federale per 4 anni, un lavoro che ti ha portato dove e dove ti sei impegnata soprattutto? Allora, è stato un percorso, sembra breve, ma in realtà è stato lungo, non dico faticoso. Magari il termine non adatto, però è stato molto impegnativo perché passare da atleta, da consigliera è proprio un altro mondo, vedi il canottaggio da un altro punto di vista e ti rendi conto veramente di come funziona la macchina. Io la chiamo macchina, però come funzionano tutti gli ingranaggi, no, all'interno della federazione e quello che noi vediamo tutti i giorni. In realtà dietro c'è tanto lavoro, no? Quindi ho lavorato a fianco persone molto competenti che mi hanno dato tanto, mi stanno ancora dando tanto e sono cresciuta, insomma, quindi sto imparando e spero che appunto di poter continuare ancora, no? A crescere e ad imparare. Al di là della crescita personale e anche professionale, cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza? Ma allora, come tutti sanno, sono l'unica donna, insomma, tuttora, quindi questi 4 anni sono stati impegnativi anche da quel punto di vista, rappresentante atleta insieme a Pierpaolo Frattini. Mi sono occupata principalmente del settore femminile e quindi come presidente della Commissione Parità di Genere. Il nostro compito era quello di studiare magari attività, occasioni, eventi per cercare di promuovere il canottaggio femminile, no? Perché rispetto anche a quando mi allenavo io, sì, eravamo un gruppo, ma non assolutamente come oggi. E questo l'avevo già detto anche alle ragazze, sono molto contento e orgoglioso di loro perché adesso veramente si vede un bel gruppo. Il canottaggio femminile sta crescendo tanto. Ancora tanto da fare, la strada è lunga, però siamo sulla strada giusta e sono convinta che anche gli allenatori facciano la loro parte, ecco. Quindi su quello sono assolutamente in linea. E poi mi sono occupata anche insieme a Mario Italiano, un altro consigliere, della parte universitaria. Io sono stata presidente della commissione per il Collegio di Pavia. E quindi questi 4 anni ho seguito il Collegio di Pavia insieme anche al Collegio dell'Insubria e anche lì, insomma, qualcosa è stato fatto, dobbiamo rivedere tanti punti per far crescere di più, no, il settore universitario perché è fondamentale. Non dobbiamo permettere che i ragazzi, non permettere, magari il termine è sbagliato, però perché ognuno è libero di decidere la propria strada. Però noi siamo in un paese che offre tantissime realtà universitarie, prestigiose, storiche, e quindi è un peccato perdere i ragazzi che magari scelgono università americane perché effettivamente sono molto appetibili e sono realtà molto diverse dalle nostre. Noi forse. Dal Cosa? punto di vista sportivo sono più appetibili le Dal punto università, di vista loro tassano, diciamo. sportivo, ma anche dal punto di vista economico. Molto, molto sincera perché comunque loro offrono borse di studio molto molto corpose. Noi purtroppo facciamo un po' fatica, però insieme a Mario Italiano abbiamo voluto fortemente le borse di studio che quest'anno sono appunto andate in porto e speriamo, anzi ce lo auguriamo che possano andare ancora avanti nei prossimi anni perché ci crediamo fortemente, perché bisogna assolutamente dare una mano ai ragazzi. Per appunto riuscire a intraprendere e a perseguire la dual carrier. Proprio dobbiamo assolutamente fare in modo di aiutarli il più possibile, perché comunque allenarsi ad alto livello e studiare, sappiamo tutti, no, che è veramente difficile, quindi.
È complicato, sicuramente non è semplice poi conciliare un impegno con quello dell'università, che già di per sé comunque comporta grande sacrificio, con una carriera da atleta d'alto livello. Per questo comunque la federazione si sta spendendo, vi siete spesi nell'ultimo quadriennio molto, ma nel programma attuale, quindi del prossimo quadriennio, c'è la volontà di aumentare ancora questa sinergia con i vari Atenei. Come farete? Ma allora, noi dobbiamo assolutamente riuscire a far cambiare un po' la mentalità delle università, perché come ho detto prima sono realtà universitarie storiche e spesso quando queste realtà si sentono sicure, no, del lavoro che stanno facendo, per carità, ottimo lavoro, però spesso dicono abbiamo sempre fatto così, perché cambiare, no? In realtà è un concetto sbagliato, perché comunque ci vuole sempre innovazione, dappertutto è fondamentale, soprattutto al giorno d'oggi. E quindi quello che noi cercheremo di fare è proprio sensibilizzare queste realtà e cercare di far capire che fare sport e studiare è molto difficile, che i ragazzi hanno bisogno di un sostegno, di un supporto, quindi sia da parte nostra come federazione, ma anche da parte loro, e anche insieme al CUS di appartenenza o la società appunto che si identificherà, si individuerà insomma sul territorio, perché comunque è fondamentale la sinergia e il lavoro di squadra, perché su questo proprio è fondamentale. E quindi cercare di sensibilizzare queste realtà sull'importanza, perché no, di avere con sé e quindi nella propria università un atleta anche non solo di alto, non sto parlando solo dell'alto livello, sto parlando proprio in generale, no? Dovrebbe essere così in tutti gli sport, no? Perché secondo me uno sportivo ha quel più magari rispetto a uno studente, no? Io dico, è brutto dire semplice studente perché è sbagliato, perché per carità non è che lo sport è tutto. Però no, però... comunque la carriera universitaria veramente... È complessa, chi riesce poi a raggiungere dei grandi traguardi, giustamente insomma si merita le lodi, però ecco, uno sportivo ha forse quel quid in più per mettersi alla prova non soltanto nell'ambito universitario, didattico, ma poi è già forse pronto anche per quello che arriva dopo, perché sì, magari ha delle pressioni particolari che comunque lo sport ti dà, lo sport ti mette alla prova, se ti completa da un certo punto di vista. È proprio una scuola di vita, cioè io lo dico, è così. Cioè lo sport è una scuola di vita, ti insegna proprio a saper vivere, no? Ad affrontare meglio le cose, essere più determinato, a non mollare. Cioè lo sport è bello soprattutto per quello, no? Perché ti dà dei valori importanti e te lo dà perché... ti aiuta proprio a vivere la quotidianità, no? Non solo nello sport, ma proprio nella quotidianità tua, no? Certo. E quindi è quello che noi vogliamo fare, insomma, cercare di sensibilizzare queste realtà per far capire loro che dovrebbe essere un prestigio, no? Avere degli studenti sportivi, e che comunque bisogna supportarli, perché è fondamentale. È fondamentale però anche un altro settore di cui tu sei appassionata e di cui ti occupi professionalmente, ovvero quello del marketing e comunque di tutto quello che comporta la comunicazione, la ricerca degli sponsor. Ti impegnerai proprio lì, in quella parte del programma per quanto riguarda il prossimo quadriennio. Sì, esatto. Chiaramente. Io mi sono laureata l'anno scorso in marketing del territorio, in collaborazione con un'agenzia di comunicazione torinese, e appunto in questa agenzia di comunicazione, oltre al marketing del territorio, ci occupiamo della promozione e valorizzazione di enti, istituzioni, privati, nel loro percorso della comunicazione della public relation. E quindi è un settore che mi appassiona. È un settore che proprio mi piace e mi sto rendendo conto, già me ne ero resa conto prima, ma lavorandoci proprio dentro mi sono veramente resa conto che è un settore fondamentale, è importantissimo. Adesso, io dico adesso, ma in realtà è da un po' di tempo, con l'avvento anche dei social media,
è proprio un treno che va. È un treno che va e devi prenderlo. Cioè, è proprio importantissimo che i canali vadano tutti assieme, sito, digital, cioè nessuno vive senza l'altro. Cioè, è fondamentale percorrere questa strada e soprattutto per la Federazione Italiana Canottaggio cercare di essere più all'avanguardia e più innovativi possibile, perché il mondo cambia di continuo. E come anche nello sport, tutto cambia e bisogna stare al passo. Sono cambiamenti veloci, comunque sia, sono stati fatti dei passi avanti importanti in questi anni, però cosa c'è ancora da fare e soprattutto che cosa avete previsto nel vostro programma? Allora, noi tra diciamo i progetti in cantiere che abbiamo, abbiamo quello di implementare il sito web e di renderlo un sito responsive. Cosa si intende? Un sito è responsive quando, quando la videata, quindi la schermata che tu vedi, si adatta a seconda del dispositivo che un utente sta utilizzando durante la videata. A seconda del device che uno utilizza, l'adattamento del sito. Esatto. Quindi in questo modo sarà più facile visualizzare l'articolo, il contenuto, in questo caso che può essere un'immagine, può essere una griglia, un elenco, un semplice menu. Cioè, a seconda di se io ho davanti un computer, se ho davanti un tablet o davanti un cellulare, la visualizzazione si adatterà a seconda del dispositivo che uno sta utilizzando. E questo è un grande passo, perché comunque io me ne sono resa conto al lavoro, ma me ne rendo conto dappertutto. Tutti noi abbiamo un cellulare in mano. Ormai viviamo col cellulare in mano, col tablet. Il computer sì, lo usiamo per lavoro, però principalmente noi le informazioni nell'immediato le abbiamo sul cellulare, no? Quindi è importante. Comunque che... è diventato uno strumento ormai primario. Questo, esatto. Esatto, e quindi è fondamentale che ci sia una visualizzazione più facile, no? Cioè, e che si adatti a seconda del dispositivo che noi stiamo utilizzando, no? È importante. Se no, anche l'utente non è più invogliato a continuare a leggere un articolo, perché magari è infastidito dal dover ingrandire. Magari noi, quelli che hanno 30-40 anni ci stanno ancora, ma magari un master, io faccio un esempio di un master, magari non è praticissimo e magari non riesce, invece è importante. Proprio per far sì che il contenuto, che comunque viene impostato in un certo modo, anche ad esempio con il lavoro sapiente dell'ufficio stampa, che è sempre puntuale, anche quando ci sono gli eventi, ad aggiornare, se viene percepito in maniera più coordinata sul device opportuno, sicuramente verrà letto di più e il pubblico sarà più invogliato a prendere informazioni e quindi a fare dei click sul sito della federazione. Questo senz'altro. Però ecco, non soltanto questo, ma deve essere collegato, come ricordavi poco fa, a tutti gli altri strumenti. Esatto. Il sito, ma anche i social media, che adesso recitano un ruolo molto fondamentale. Sì, in questo modo dialogheranno tra di loro, esatto. Quindi sarà molto più fruibile il tutto, ma questo ci servirà anche per poter dialogare con l'università, con le scuole, con le famiglie, per poter informare ma anche formare sul mondo del canottaggio. Insomma, questo sarà importante per noi. E sarà un lavoro molto impegnativo, Sì, esatto. Sei pronta? Prontissimo. Perché comunque non è semplice gestire un flusso di comunicazione così importante riuscire poi a coordinare tutte queste piattaforme. Quindi sicuramente vi aspetterà un bel lavoro, come già comunque sta facendo l'ufficio stampa, ma tutti coloro che sono impegnati a lavorare sotto questo punto di vista. E ricordavi appunto l'importanza poi del collegamento con l'università, e qui ritorniamo all'aspetto che abbiamo analizzato prima, perché avere comunque una comunicazione integrata che funziona bene
può invogliare anche l'università a essere più ricettiva. Dobbiamo essere appetibili anche, cioè non solo per l'università, ma anche per altri sponsor, per altre realtà che magari si vogliono affacciare al canottaggio, che vogliono conoscerlo. Cioè, è tutto questo, no? Cioè, quindi non soltanto riferirsi ad un pubblico regnero e quindi che già conosce. Quello che noi vogliamo fare è farci conoscere, perché purtroppo non siamo il calcio. Quindi, cioè, purtroppo è così. Pratichiamo uno sport bellissimo che pochissimi conoscono. E invece per noi è importante farci conoscere, no? E questo lavoro sarà sicuramente improntato a questo e insomma noi ti auguriamo che possa avere successo, ma comunque la strada è quella giusta. Uno degli strumenti che viene utilizzato comunque già che c'è la rubrica del focus sulle società remiere, perché comunque è importante anche dare spazio alle società. Che cosa verrà fatto, verrà arricchita, verrà mantenuta questa rubrica? Sì, allora faccio una piccola premessa, perché a me questa idea è piaciuta tantissimo, nel senso che quando ne hanno parlato ho pensato subito bellissimo, è una grandissima opportunità, perché così le società hanno veramente modo di poter parlare di sé, di farsi conoscere, perché questa idea è nata durante il primo lockdown, no? E sono state fatte appunto ad oggi, se non ricordo male, un 130 interviste e sono state pubblicate, esatto, e consideriamo che noi ci consideriamo sport piccolo, ma siamo 240 società. Siamo 240 società se non consideriamo le società aggregate, che appunto sono le palestre dove praticano l'indoor rowing. E quindi quando si andranno ad aggiungere anche loro, chissà quante diventeremo. Tanti saranno tanti, certo. Esatto, quindi siamo tanti. Nonostante tutto siamo tanti ed è bellissimo. Quindi riuscire a raggiungere tutti è un nostro obiettivo. Questa idea e quindi questa rubrica vogliamo assolutamente mantenerla, non solo per arrivare alle tutte 240, perché questo vogliamo poter sentire tutti, no? E che tutti abbiano l'opportunità. Esatto, ma come dicevo prima, è un'opportunità per parlare di sé e quindi di come sono nate, della loro crescita, vittorie, sconfitte, i campioni, i campioncini, insomma, chi ha fatto la storia di quella società, no? Soprattutto anche in un momento come questo, no? Storico e doloroso che stiamo vivendo, cioè le società che nonostante tutto sono andate avanti, non hanno mollato, tutto questo perché sono appassionati, perché è quello, no? che fa andare avanti, no? Soprattutto le società. Tutto, esatto. Esatto. E poi per il futuro quello che abbiamo intenzione di fare è realizzare delle video interviste. Quindi abbiamo in cantiere l'idea di realizzare delle riprese sia all'esterno che all'interno delle società, alla stregua di quello che noi vediamo nei docufilm, per intenderci. E questo servirà appunto per la promozione e la visibilità delle società, perché poi questi corti saranno messi a disposizione delle società e del territorio, in modo tale che poi possano essere utilizzate nelle palestre, nelle scuole, in occasione di eventi, che siano sportivi o non, per intenderci. Certo. In questo modo per far conoscere, no, il canottaggio. Cioè questa è l'idea un po' che abbiamo. E al di là poi anche di uno strumento promozionale può diventare anche un forte strumento di attrazione anche punto di vista economico, quindi degli sponsor, degli investimenti, questo sport è un momento un po' complicato da questo punto di vista, sì, diciamo, però, bene, in realtà. Però esatto. Ovviamente non possiamo stare fermi. No, assolutamente, poi questa appunto è un'idea che se tutto va, insomma partirà dal prossimo anno e saranno 4 anni impegnati su quel fronte, insomma, quindi speriamo che la situazione migliori, esatto. Io lo spero perché se no siamo spacciati. No, però sì. Non soltanto soggetti come citavamo prima le università, ma anche le aziende, però anche enti territoriali che magari hanno una società, un club di canottaggio importante, dalla storia importante, ma magari anche invece una società giovane che però si sta facendo conoscere, sicuramente è anche un veicolo promozionale per il territorio stesso.
Esatto, è importante. È veramente importante. Quindi... Vabbè, tu hai tutti gli strumenti per farlo e anche chi lavorerà con te e chi già ci sta lavorando, quindi in bocca al lupo per questa avventura. E speriamo di vederti protagonista in questo momento. E di vederci anche di persona sui campi di gara. Questo è un video che facciamo in questo periodo. Grazie. Ciao Gaia. Ciao a tutti, grazie.